Allarme bomba in mattinata in comune a Voghera. L'emergenza è scattata dopo una serie di telefonate che annunciavano la presenza di ordigni. Allontanati per precauzione i dipendenti. L'allarme fortunatamente è poi rientrato. Cronaca di una mattinata agitata in città. Vergognoso furto sacrilego nella chiesa parrocchiale di Cilavegna. La scoperta in mattinata. Un grande dispiacere per la comunità. È stata violata la santità della chiesa. La testimonianza ai nostri microfoni del parroco Don Mario Tarantola. No alla chiusura al traffico di via Milazzo e risanamento della riva del fiume sono le richieste che i residenti di Borgobasso a Pavia hanno messo nero su bianco in una petizione, preoccupati per l'ipotesi che il comune riveda la viabilità della zona. Per la ripresa e la competitività serve coraggio, sono alcune delle parole di Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, intervenuto quest'oggi al convegno evento sulle nuove relazioni industriali al Collegio Cardano a Pavia. Mortara, capitale del subbuteo. Lo storico gioco da tavola, riproduzione in miniatura del calcio a 11, un nutrito gruppo di giocatori ci racconta come è nata l'idea di unirsi in un'associazione. Amicizia e divertimento per un gioco che a dispetto degli anni non tramonta e continua a suscitare passione. Buonasera, bentornati a Pavia Italia da Francesco De Luca. Buonasera da Chiara Antico. Lo avete sentito dal nostro sommario, è stata una mattinata agitata a Voghera per un allarme bomba in comune che ovviamente ha destato preoccupazione, un allarme che poi fortunatamente è rientrato, ma sentiamo quello che è accaduto. Paura a Voghera questa mattina per un allarme bomba in una delle sedi del comune evacuata a partire dalle 9.30. È stata una telefonata anonima al 112 pochi minuti prima ad avvertire della presenza di un ordigno negli uffici di via Rosselli, dove hanno sede il comando di polizia locale, i lavori pubblici e i servizi sociali. È arrivata la polizia, fuori tutti, perché allarme bomba. L'hanno preso molto seriamente, tutto adesso per caricare, che scherziamo. L'immediato intervento di polizia, carabinieri e vigili del fuoco ha permesso l'evacuazione dei 150 dipendenti presenti. Le prime verifiche condotte hanno dato esito negativo, ma per maggiore sicurezza sono stati allertati i nuclei degli artificieri della polizia, giunti attorno alle 11 da Milano per un'ispezione più approfondita con l'aiuto dell'unità cinofila. Anche questo sopralluogo, con l'ausilio di due cani addestrati a fiutare gli esplosivi, non ha fatto rilevare nulla di anomalo e l'allarme è rientrato poco dopo le 12, quando i dipendenti sono rientrati al lavoro. Adesso la situazione è sotto controllo. La situazione è stata bonificata con i cani, per cui non c'è niente altro. Secondo il commissariato di polizia, al comando del vicequestore aggiunto Mauro Zampiero, sarebbe plausibile che la chiamata giunta sul numero unico di emergenza 112 sia partita dall'interno del comune stesso. Lo si saprà con certezza nei prossimi giorni, ma secondo gli inquirenti il fatto di per sé non direbbe molto, perché trattandosi di un sistema centralizzato sarà comunque difficile riuscire a risalire al telefono utilizzato. Chiunque, purché buon conoscitore dei locali del comune, potrebbe infatti aver approfittato di un telefono lasciato libero per lanciare l'allarme e subito dopo dileguarsi. Le altre sedi di Piazza Duomo e Piazza Cesare Battisti, dove lavorano i restanti 120 dipendenti del comune, non sono state interessate dall'allarme, ma il tradizionale Consiglio Comunale dei Ragazzi, in programma per questa mattina alle 10 a Palazzo Gunela, è stato comunque rimandato per precauzione. Tentano di rapinare una banca, ma i soldi sono finiti. È successo a Certosa di Pavia. Se non fosse un fatto di cronaca, verrebbe quasi da ridere. I protagonisti sono due sfortunati rapinatori, forse poco meticolosi nel preparare il colpo. La coppia questa mattina è entrata nella filiale della Cariparma di Certosa di Pavia, sulla strada che porta all'abbazia. I malviventi si sono comportati come normali clienti, ma una volta arrivati allo sportello, uno di loro ha estratto un taglierino e ha chiesto ai dipendenti di consegnare il denaro. Peccato che di denaro all'interno della banca non ce ne fosse. I cassieri hanno risposto che era possibile prelevare solo con il bancomat e a quel punto ai rapinatori non è rimasto altro da fare che darsi alla fuga, dileguandosi su un'auto parcheggiata all'esterno della filiale. Nessun ferito, fortunatamente, solo un po' di spavento per le persone all'interno della banca. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Pavia. I maldestri delinquenti dovranno comunque rispondere di tentata rapina.
Ancora cronaca, i carabinieri di Stradella stanno cercando di fare luce su un episodio che sarebbe avvenuto ieri sera a Pinarolo Po. Alcuni rapinatori avrebbero preso d'assalto una villa in paese, svaligiando una cassaforte mentre i membri della famiglia erano in casa. Il proprietario della villa non avrebbe però sporto denuncia. Proprio per questo motivo i carabinieri starebbero cercando di accertare la veridicità del fatto. Non è escluso che nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi sul caso. È accaduto, lo ripetiamo, a Pinarolo Po. Vergognoso furto sacrilego nella chiesa parrocchiale di Cilavegna. Ai nostri microfoni lo sconcerto del parroco Don Mario Tarantola. Allora, da qui sono scappati. Hanno portato via la roba. E hanno portato via la roba. C'è il furto, c'è la roba che hanno portato via, quindi le due cassette e le due piantane con l'elemosina. Sono passati di qui. Me ne sono accorto questa mattina quando ho aperto la chiesa che c'è stato un furto sacrilego profondo, diciamo, probabilmente i ladri si sono fatti chiudere dentro, hanno aperto la porta laterale della chiesa e la porta del campanile, della radio. Hanno rovistato tutto e poi hanno portato via, hanno cominciato a portare via i soldi, cioè le cassette, due cassette blindate, una cassetta in legno e una cassetta blindata che era mobile. La mia impressione è che siano state disturbate, sono uscite dalla porta laterale, quella che mi mette nel vicolo parrocchiale. Certamente quello che mi preme sottolineare, la mia prima preoccupazione è che non avessero toccato Gesù, cioè non avessero fatto un furto anche delle ostie, delle particole eccetera. Un grande dispiacere che ho nel cuore, che nel cuore penso della comunità, che è stato un furto sacrilego. Si è violata la santità della Chiesa. Questa mattina ho invitato la mia gente a messa a pregare in espiazione di questo grande sacrilegio, chiedendo la misericordia del Signore per coloro che avevano compiuto un così orrendo furto, un così orrendo attentato contro la santità della Chiesa. Don Mario, è la prima volta che succede a Cilavegna? Così, sono 50 anni come voi sapete che io sono qui, così approfonditamente sì, hanno portato via altre cose ma non hanno dato il danno morale, quello di rovistare tutto. Un sentimento di amarezza, cioè la sua prima reazione, posso chiedere qual è stata? La prima reazione è stata quella di un grande dispiacere interiore, hanno violato la mia chiesa, la nostra chiesa, la chiesa della comunità, hanno profanato quello che per noi, per la nostra comunità, per me c'è di più santo, però subito ho pregato per loro per ottenere dal Signore il perdono e la misericordia. C'è però un messaggio che possiamo dare alla comunità di Cilavegna? Lo do volentieri, quello di amare la loro chiesa al di sopra di ogni cosa. La loro chiesa è la loro seconda casa, la prima è la casa dove abitano, la loro chiesa è la loro seconda casa. È un furto che ha toccato ogni casa, ogni famiglia della nostra comunità. Però ricordiamo che entriamo nella settimana santa, settimana di sofferenza, ma poi c'è sempre la Pasqua della Resurrezione. Cambiamo argomento. Per la ripresa e la competitività serve coraggio. A dirlo Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, in un incontro sulle nuove relazioni industriali stamane a Pavia. Evidentemente sì, se esiste un esempio come quello che oggi commenteremo e svilupperemo insieme, evidentemente è possibile avere delle relazioni industriali che siano caratterizzate da partecipazione, condivisione e responsabilizzazione su quei temi centrali per l'economia del paese e anche del territorio. Se si cresce tutti insieme, se si riesce ad affermare una idea per la quale il lavoro ha valore, l'impresa ha valore e insieme condividiamo degli obiettivi, credo sia un bene per tutta la collettività. Questo è un modello che in Europa funziona, sarebbe ora di provare a vedere se in Italia riusciamo a attivare relazioni sindacali e industriali all'altezza della sfida. Poi abbiamo anche altri tavoli che stanno procedendo, uno è sui temi delle politiche industriali e l'altro sul tema della contrattazione decentrata, e in quel tavolo stiamo anche discutendo come affrontare il problema delle assenze anomale, che è uno dei temi caldi che per la prima volta abbiamo deciso di discutere insieme per affermare la cultura del lavoro e del merito, che è quello che ci può far crescere come paese.
Raccolta firme tra i residenti del Borgo Basso di Pavia che chiedono di non chiudere al traffico la via Milazzo. Non alla chiusura al traffico di via Milazzo e risanamento della riva del fiume. Sono queste le richieste che i residenti di Borgobasso hanno messo nero su bianco in una petizione, preoccupati dalla volontà del Mezzabarba di rivedere la viabilità della zona. Il modo che chiediamo ai nostri concittadini per aiutarci è di accedere e di cercare di poter firmare la petizione del Borgo che abbiamo creato. Quindi ci sono diversi moduli, potete recuperarli tramite salviamo via Milazzo, chiocciola, libero.it. Troppe le auto in transito su via Milazzo, aveva spiegato nei giorni scorsi l'assessore Lazzari, ma un'eventuale limitazione creerebbe diversi disagi, soprattutto alla popolazione anziana. Penso soprattutto alle persone anziane, persone malate, persone che hanno bisogno di un'assistenza e anche di una compagnia. I tre figli che ho, di cui uno solo risiede qui in Borgo, per soccorrermi e aiutarmi in tutti i miei bisogni, dalle spese al medico e tutto quanto, devo ricorrere a loro. Sono tre auto diverse. Quando non c'è una figlia, quella di Travaccò, c'è magari il nipote. Allora, se mi penalizzano anche qui, per me è finita. L'idea dell'amministrazione è di limitare l'accesso a via Milazzo a due fasce orarie, corrispondenti a pranzo e cena, una scelta che non convince i ristoratori. Se non trovano parcheggio non scendono. Ormai la gente è abituata a arrivare al ristorante e trovare parcheggio. Insomma, qui noi abbiamo tanta gente che veniva e non viene più. Non solo la chiusura al traffico, anche il risanamento della riva, soprattutto dopo l'ultima piena, è un problema da affrontare. Ci sono diverse tecniche di recupero, afferma un residente, che potrebbero fare al caso di Borgobasso. Non è che dobbiamo anche inventarci delle cose di punto in bianco. Ci sono tante esperienze in Europa, pubblicate e accessibili, che fanno esempi di recupero delle rive. Un problema già sollevato nel 2011 dal consigliere del PD Maggi e che AIPO, l'ente competente, deve ora sanare. Lavori di consolidamento che sono in previsione, ha confermato Lazzari nelle ultime ore. Le competenze per quanto riguarda la parte dell'alveo sono dell'AIPO. L'AIPO aveva detto ancora negli anni scorsi che era un problema di patto di stabilità e che sarebbe intervenuta. È arrivato il momento in cui l'AIPO debba effettivamente intervenire. E dopo l'Istan Question di lunedì scorso, anche il consigliere Mognaschi lancia una proposta all'amministrazione. Sentirò l'assessore Lanzano, gli proporrò di venire qui una mattina dalle 7 alle 9, così conteremo insieme le macchine entrate e uscite, magari nel frattempo ci facciamo anche un giro con i residenti, così potrà sentire dalla viva voce i residenti i disagi che provocherà. L'impianto di trattamento pneumatici a Retorbido è arrivata nelle scorse ore una prima risposta di Regione Lombardia. La Regione ha emesso un preavviso di rigetto del progetto. Se entro 10 giorni l'azienda proponente non provvederà a correggere alcune problematiche emerse, la proposta sarà decaduta. Questa appunto la risposta che arriva da Regione Lombardia, una vicenda che più volte ha occupato la cronaca del nostro telegiornale, che sta facendo molto discutere. Momenti concitati in comune a Vigevano, una coppia marocchina occupa gli uffici per la Casa Popolare. La posizione in graduatoria non soddisfa una coppia marocchina residente a Vigevano in attesa di una casa popolare ed è caos in comune. Una mattinata movimentata, quella che si è consumata lunedì nell'ufficio casa, dove un uomo 38enne ambulante del mercato cittadino e la moglie 33enne si sono recati per reclamare sulla nuova graduatoria applicata nei loro confronti. I due hanno messo in scena una protesta che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti, protesta che ha interrotto i lavori all'interno di Palazzo Comunale. È stato necessario l'intervento della Polizia di Stato e Polizia Locale, contattati dagli impiegati, per porre fine alla reazione spropositata dei coniugi marocchini. Dopo almeno 2 ore di trattative, l'uomo si è convinto ad uscire dall'ufficio di sua spontanea volontà, mentre la donna è stata trascinata a forza. Entrambi sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e la donna anche per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo già in passato si era reso protagonista di episodi simili, occupando gli uffici alla ricerca di aiuti economici. A causa dell'intenso vento, una donna è stata raggiunta da una lamiera che le ha procurato una profonda ferita alla gamba. È successo nel pomeriggio intorno alle 16.30 a Ceretto Lomellina. Come annunciato, giornata è particolarmente ventosa. Si sono registrati alcuni infortuni, tra cui quello avvenuto a Ceretto. La donna è stata soccorsa e medicata in ospedale.
La politica ci riporta a Voghera, le strategie della Lega Nord. Ai nostri microfoni parla il segretario Musti. Noi crediamo che Emanuele Pastore sia il candidato giusto per portare qualcosa di nuovo a Voghera. Si è cercato da una parte e dall'altra comunque un'intesa tra le forze di centrodestra, ma alla fine a quanto pare ognuno andrà per conto proprio. Credo che la Lega le sue scelte le abbia fatte. Noi abbiamo insieme una lista civica per il momento che è di Scegli Voghera, abbiamo insieme Fratelli d'Italia e quindi stiamo trattando con altre liste che ci contattano. Noi siamo stati lì fino all'ultimo proprio per non tradire il mandato che ci ha dato il nostro elettorato e abbiamo portato a casa quelle cose importantissime per i cittadini di Voghera con tantissima fatica, e l'abbiamo pagata in modo molto pesante, tipo l'ISE. Appena approvato l'ISE ha sostituito il nostro assessore con un altro assessore che non so cosa c'entri il signor Baggini con il centrodestra. Queste sono le cose che noi non accettiamo più. La Lega tira dritto per la sua strada. Un importante evento su legalità e antimafia ieri sera a Pavia in una seduta pubblica. Lo stato di salute del paese sul tema legalità è buono. Questa è la diagnosi del vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia Luigi Gaetti ieri sera a Pavia per partecipare alla riunione dell'omologa commissione consigliare di Palazzo Mezzabarba. Il problema principale, ha sottolineato Gaetti, è rappresentato dalle grandi opere come il Mose di Venezia o eventi di portata mondiale come Expo. Lo stato di salute è buono, il sistema corruttivo si porta verso i grandi appalti, quindi il Mose e anche l'Expo, dove c'è stato un grande lavoro di indagine, quindi da parte della prefettura, con la formazione delle white list, eccetera. Comunque ci sono dei momenti di criticità nell'ambito di queste grandi infrastrutture e del resto anche gli arresti e anche le intercettazioni e quant'altro lo hanno dimostrato. Una seduta pubblica e non top secret, come solitamente accade, per illustrare alla cittadinanza le contromisure adottate dalla Commissione rispetto al tema dell'illegalità. Due progetti, ha spiegato il presidente Vigna, che verranno presto concretizzati: l'adozione di un protocollo anti-racket e l'utilizzo di un meccanismo di trasparenza, comunemente denominato Open Data, per rendere accessibili e verificabili tutti i dati dell'amministrazione. L'Open Data non è altro che mettere a livello del sito del Comune, quindi in maniera pubblica per cittadini, tutti i dati che riguardano l'amministrazione pubblica, in modo che il controllo non sarà fatto soltanto dai consiglieri comunali come di legge, ma anche da parte dei cittadini. Anche la Giunta però continuerà a fare la sua parte, ha spiegato l'assessore alla legalità Galazzo. Due provvedimenti che saranno adottati a breve, il codice etico ed una delibera sulla trasparenza, strumenti che andranno ad affiancare il piano anticorruzione. Come d'obblighi di legge abbiamo rinnovato il nostro piano anticorruzione che guarda al futuro sia da attività formative di personale ed amministratori sui temi della lotta alla corruzione, ma anche e soprattutto immaginare procedure innovative per la segnalazione degli illeciti come il whistleblowing, ovvero trovare meccanismi per cui un dipendente che viene a conoscenza di un illecito in amministrazione possa comunicarlo riservatamente all'amministrazione stessa. E dopo mesi è stato finalmente riaperto il sottopasso di Via Nenni a Voghera. Oggi stiamo ultimando la sostituzione vera e propria delle pompe. Sono pompe nuove, sono pompe non adattate ma proprio fatte appositamente per questa tipologia di impianto, molto più potenti, quasi il doppio della potenza, anche perché sono state potenziate, come dicevo prima, linea e contatore per la presa di corrente. Avranno un assorbimento maggiore, però garantiranno quasi al 100%, diciamo, incrociando le dita, che tipologie di questo evento di acqua sorgiva e di acqua meteorica possa essere controllato. Naturalmente se la falda aumenta ci saranno altre problematiche, ma speriamo di no, perché oramai andiamo verso una stagione che tutto dovrebbe risolversi. Sì, l'intervento della Protezione Civile, che ha coadiuvato per lo svuotamento e tutto, e qui ringrazio
la provincia della protezione civile ha messo a disposizione i propri mezzi, c'è stato un coinvolgimento totale di ASM, provincia e comuni di Voghera. Ognuno si è accollato una parte di spesa. Il grande teatro ha riscosso successo a Mede, lo spettacolo Forbici e Follia. Una barba fa... Un ex inserviente dell'ospedale San Martino di Mede, Roberto Ciuffoli, apre un negozio di parrucchiere, Forbici e Follia. Sopra di lui abita un'anziana pianista che viene uccisa. I sospettati sono tutti all'interno del negozio. Nino Formicola, Michele Andreozzi e Barbara Terrinoni, che vengono torchiati dal commissario Nini Salerno e dall'aiutante Max Pisu. È però il pubblico a dover confrontare le versioni. Si deve urlare quando si scopre se un personaggio mente. Si devono proporre le domande quando gli investigatori chiedono aiuto per gli interrogatori. Le reazioni della gente in sala sono imprevedibili e gli attori si devono adattare. Beh, con grande divertimento, la cosa più bella di questo lavoro, di questo mestiere e soprattutto di questo tipo di prodotto, il fatto che comunque c'è una parte di noi che deve rimanere sempre accesa, che non può mai adagiarsi sulla routine di uno spettacolo che è il rischio del vero teatro, e per cui con grande divertimento e grande attenzione rimani bello sveglio. È un copione aperto con una serie altissima di possibilità, per cui gli attori, a seconda di come reagisce il pubblico, recitano delle parti che sono state comunque provate. Poi chiaramente la domanda che arriva inaspettata c'è sempre. La cosa bella è che poi voi siete in scena sempre, lo diciamo, anche prima e anche durante l'intervallo. Questa è un po' una cosa nuova, l'avete importato anche questo dallo spettacolo americano? Sì, è tutto completamente importato, è divertente esserci, e anche se 3 ore, ecco, magari non devi bere troppo tè, perché sennò poi non puoi fare il break. E sono contento di poter dire che il pubblico di Mede questa sera è stato il protagonista proprio della festa, perché è stato il primo motore di questa festa che è andata, ed è stata una festa dall'inizio dello spettacolo. Lo spettacolo è divertente, fa ridere, coinvolge il pubblico e questa sera ci siamo riusciti in pieno, insomma è stata veramente una bella serata. Ai nostri microfoni parla la bella Maria Grazia Cucinotta, ancora impegnata con le riprese del film Magic Card a Pavia. Innanzitutto, com'è girare a Pavia? Hai avuto parole molto belle per la nostra città? Ma è la verità, non è che ho avuto parole, è quello che viene direttamente dal cuore guardandoti in giro. Ieri io sono riuscita anche a farmi una passeggiata da turista, sono entrata dentro il Duomo, ero entusiasta, perché comunque vedere tanta bellezza concentrata in un unico luogo, e poi ovunque dove ti giri, come dicevo nelle altre interviste, ed è vero, la parte romantica è proprio qui. È una città non sfruttata al 100% forse, dal suo punto di vista, per come sta vedendo Pavia? Ma tante città non sono sfruttate al 100%. Pavia ha l'occasione, attraverso questo film, di dimostrare le sue bellezze in giro all'estero, che è importantissimo, e di portare qui tanta gente che non conosce Pavia e che non la conoscerà attraverso il film. E chiudiamo con un gioco che, a dispetto degli anni, delle epoche, continua ad avere tanti appassionati anche nel nostro territorio, il Subbuteo, e andiamo a Mortara. Il gioco del Subbuteo è tornato in auge dopo tanti anni di stasi e a questo punto ha ritrovato in Mortara e in tanti ragazzi che giocavano ai tempi, tanti appassionati che di lunedì sera vengono al Subbuteo Club Mortara, e accogliamo tutti coloro che vogliono riavvicinarsi al Subbuteo. Come? Chiamando me in posta privata su Facebook all'indirizzo Mauro Starone, oppure cercandoci direttamente sempre su Facebook nella pagina del Subbuteo Club Mortara.
cosa ti ricorda il Subbuteo? La gioventù. La gioventù e tante partite che facevamo nel nostro quartiere. Ieri a casa tua e insieme a tutti gli amici del quartiere, tanti ricordi che avevo perso e ho ritrovato. Sono passati circa 25-30 anni, avevo 7-8 anni quindi io, e grazie a lui, grazie a Mauro e grazie a mio fratello Daniele ho iniziato a giocare da piccolino e adesso siamo qui, abbiamo ripreso l'attività tramite il nostro rione Marzotto, che lo chiamavamo così, per giocare a Subbuteo. Beh, l'esperienza mia è iniziata verso i primi anni 70, quando il Subbuteo era appena arrivato in Italia dall'Inghilterra. Ho avuto la possibilità di fare tornei nazionali, campionati italiani, Coppa Italia e internazionali. È un po' quello che ci riporta un po' bambini. Torniamo ragazzi, magari dopo una giornata di lavoro, e veniamo qua e passiamo un lunedì diverso. Qual è la tua squadra del Subbuteo? L'Inter. La mia è l'Avellino. Nello e Luca, che arrivano dalla Godorta. E il nostro sogno è quello di riproporre un club o comunque un circolo dove si dia l'occasione a questi bambini un pochettino cresciutelli come noi di ritornare a fare un passo indietro negli anni. E Luca, tu è inutile che ti chieda con quale squadra giochi, perché lo diciamo ai nostri telespettatori, con il Gozzano, che quest'anno milita in Eccellenza, però è già passato in Serie D. Io ho incominciato a giocare solo perché lo vedevo ed ero appassionato. Adesso non venire lunedì mi dà anche un po' fastidio certe volte. La pittura nel Subbuteo è una componente importante. Certe vengono bene, certe vengono un po' meno bene, comunque facciamo del nostro meglio per riprodurre maglie più o meno difficili. Subbuteo a Mortara ha tanta gente che lo frequenta, dai lavori più svariati. Abbiamo l'operaio, il commesso, il giovin signore che non fa niente, addirittura l'avvocato, vero Simone? È vero, confermo, effettivamente sì, ho cercato di dileguarmi in ogni modo, ma alla fine sono stato beccato. Allora mi sono preparato la frasetta, perché temevo che mi intervistassero. Ricordatevi che l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. E allora noi non vogliamo invecchiare e giochiamo subito. Ma bravo! Per 2 minuti, a tra poco.